Ale vi devo ammazzo. Forza Foggia! Allora ragazzi, scusate, se non uscite dalla fontana è a rischio la festa di stasera. Vi chiediamo la cortesia di uscire dalla fontana, e stare a guardare un vostro bene, grazie. È un bene della nostra città, vogliamoci bene. Cortesemente uscite dalla fontana. Yeah.
fa? Ma questo è il massiccio della banda. Ci danno tu. Pizza, dove? Pizza, dove?
prima di ogni partita. Ecco la gente di questo movimento, adesso la vogliamo. Tutti alziamo le bandiere, si sentiranno i cori. Sindaco, cosa rappresenta questa promozione per la città? Il riscatto di una città che ha sofferto tanto.
non ha più la voce, ha gridato tanto. No, non ho più la voce, ma ho l'emozione nel cuore. Io all'indomani del mio insediamento ho creduto in questa scommessa, perché sapevo benissimo che cosa rappresentasse la squadra del Foggia Calcio, l'orgoglio. Ho aperto il Teatro Giordano perché era la culla della cultura, e quindi attraverso il Teatro Giordano, attraverso gli eventi, il ritorno delle feste patronali, il ritorno della Foggia in Serie B, possiamo oggi ripartire, perché è una spinta propulsiva dal punto di vista non solo dell'orgoglio, ma soprattutto dal punto di vista economico. Significa che in questo territorio ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare e ce la faremo. Ciao ragazzi, siamo in tavola 28, siamo cafoni, seguite la pagina Facebook, metti like, iscriviti al canale YouTube. Aspetta, 9:30 c'è una... Che fa? Come mamma fa, c'è piaciuta a cane. Sei un cafone. Che schifo. Però stava cantando lei, eh. Marcia, smettila. Ti voglio bene, mi? E mi che dici a me? Sì, sì, Sky. Emilio che piangeva. Ce l'abbiamo fatta, Emilio. Emilio, per la Rai. Yeah.
È inutile dirlo, un traguardo storico, un'impresa memorabile, importante, rappresenta che ci mettiamo alle spalle un passato glorioso per un presente esaltante. Prima il Foggia era la squadra con un passato glorioso, credo che adesso siamo tornati nel calcio che conta e questo era importante, difficile ed è stata una grande impresa che obiettivo il sindaco mi chiama. Adesso vado perché c'è un'ordinanza, è praticamente niente, veramente difficile da realizzare e regalare questo sogno a tutta la città, a tutti i tifosi che ci hanno dato la forza anche nei momenti difficili, è veramente una sensazione indescrivibile. Grandissima felicità per tutti, sono veramente stracontento che abbiamo dato un sorriso a tutta questa bellissima gente. Foggia meritava già da molto tempo una bella piazza, meritava molto di più. Finalmente siamo a casa nostra, che sarebbe la Serie B. Cioè, ha detto qualcosa, la prima cosa che ha detto ai giocatori, qual è stata? Ma non abbiamo detto niente, si è solo festeggiato. Cosa sente in questo momento? Io in questo momento sono ancora incredulo, cioè sono talmente, sono un periodo un po' così, però la felicità è tanta. Ci credeva tantissimo, lei è sempre stato molto convinto di questa promozione. Sì, ma io sono convinto che quando ci sta una società che è molto forte, molto solida, per me i risultati verranno per forza e sono venuti. Grazie mille. Adesso un po' di emozione, la verità, perché credevo di averla smaltita lì a fondi, però obiettivamente entrando dentro Foggia, vedendo tutto questo fiume di gente, obiettivamente mi porta un po' di sano nervosismo. Ecco. Quel giorno di giugno, insomma, in cui è cambiata anche la sua vita con il Foggia e tutto quanto, immaginava questo, questa vittoria, questa promozione? Vorrei dire una cosa che è molto importante, noi quando facciamo le cose le facciamo per bene, noi facciamo una promessa a noi stessi che nel giro di 2 anni il Foggia doveva essere in Serie B e ce l'abbiamo fatta, adesso godiamoci il momento e poi parleremo di futuro.
uscire da questo palco, altrimenti salta tutto. Allora, Massimo Curci dov'è? Eccolo qua. Eccolo qua. Massimo Curci. Massimo, 2 anni fa quando è cominciata questa avventura l'avete pensata, l'avete programmata, adesso è arrivata questo! Vai Massimo! Mi date il gelato, il volume del gelato, per favore? Non ci sono parole per una festa del genere. È una qualcosa che rimarrà nella memoria di tutti. Complimenti. Complimenti a voce. Grazzarno. Luca Pompiglio. Massimo Ghinicò. Subito. Un attimo presidente, mi dice il capitano, attenzione, più una bambina, si chiama Martina Pozzullo, si è persa una bambina, attenzione, se qualcuno vede una bambina che non è con i genitori, si chiama Martina, la portate qui sul palco. Grazie. C'ha gli occhiali, c'ha degli occhialini rosa. Si chiama Sara Bevere. È un'altra bambina che si è persa. L'abbiamo trovata. Chi manca, ragazzi? Aiutatemi. Allora, i genitori e la bambina l'abbiamo trovata. Allora, poi. Eccola. Un attimo.
Monelli, sono Satanelli e Monelli. Hanno fatto infrangere, presidente. Andiamo. Te lo dico io, quando alza la bomba. Nella, cosa significa questa promozione per tutta la città secondo lei? Guardi, è lambante quello che la città aspettava da troppi anni, da tanto tempo. Lei cosa sente in questo momento? Io ho provato tante emozioni in questo campionato, chiaramente adesso arrivato alla fine, parte che sono stanco da stamattina e poi iniziamo a rilassarci e pensare al futuro. E i ragazzi, i giocatori, c'è qualcosa che ha sentito di dire immediatamente la partita o dirà ancora? Non ho avuto tempo perché mi hanno fatto il gavettone. Che cosa dirà? No, sono cose che ci diciamo tutti i giorni, quindi c'è poco ancora da dire. Non... È soddisfatto? Certo che siamo soddisfatti, ma principalmente per loro, per il mister, per tutti quelli che hanno creduto in noi. E la città, vederla così ora tutta qui in piazza Cavour? È commovente, non ci sono parole. Auguri. Grazie. Grandissima soddisfazione, perché comunque un bagno di folla così era, non dico inaspettato, di sicuro ci potevano stare i festeggiamenti, ma stasera si sono visti 19 anni di attesa. E i ragazzi che cosa ha detto una volta entrato nello spogliatoio subito dopo la partita? Non c'è stato modo di parlare perché è un festeggiamento dietro l'altro, quindi siamo stati assaliti dall'entusiasmo, dalla gente dentro gli spogliatoi, non c'è stato modo di poter fare quadrato e stare da soli, neanche sul pullman, quindi ci sarà tempo e modo per poter parlare e ringraziarli personalmente. E il calore della città? Beh, fantastico, incredibile, impressionante. Una felicità immensa, sapevamo che avremmo trovato tutta questa gente, infatti nel tragitto non vedevamo l'ora di arrivare. Senti ora un po' foggiano allora? Ah, sicuramente, quando giochi qui e indossi questa maglia lo si diventa, basta vedere qualche spagnolo, gli stranieri, quasi quasi parlano foggiano.
Capitano, come si sente? Penso che colmo di gioia. Anche da Foggiano sta vivendo ovviamente questa promozione. È chiaro che è tutto più ampliato, però è una vittoria di tutti, non è particolarmente mia, è una vittoria di tutti, tutta la mia squadra, tutti i foggiani. Penso che questa è storia, abbiamo scritto la storia e sono molto contento. Avete regalato un sogno. Abbiamo regalato e ci siamo regalati un sogno, bellissimo, grazie. Cosa si prova ad aver segnato nel giorno della promozione? È un momento unico che lo ricorderò per tutta la mia vita. E le emozioni nello spogliatoio prima della partita? Ma per me stare con Miguel nello spogliatoio è sempre un'emozione, soprattutto ora che ha preso la cittadinanza foggiana, per me è un'emozione unica. Poi con Luigi che alimenta ogni giorno lo spogliatoio con la sua simpatia è veramente magnifico. Come state, ragazzi? Stiamo veramente bene per adesso, poi vediamo tipo, alle 4 o 5 di mattina come stiamo. La canzone dell'altro giorno. Ragazzi! Tutti a pezzi! Vigna! Dai, due parole a Matteo. Vabbè, noi siamo il quartetto che veramente nello spogliatoio noi abbiamo legato particolarmente. E niente, per noi è davvero un'emozione incredibile, siamo troppo contenti. Avete legato anche con la città? Con la città sì, ormai c'è un feeling particolare. Luigi poi, soprattutto con certi locali, ha un feeling veramente magnifico. Rubin, come ti senti? Sto bene, ho bevuto un po' però sto bene, dai. Adesso continuiamo fino a non so quando. Sento le gambe un po' stanche ma a posto. Mo mi sei... Che in Pirigna! No! Buona festa ragazzi! Grazie! Cosa prova di Bari in questo momento? Se ti dico grande emozione, guarda, io sono uno che somatizza tanto, nel senso che non butta fuori quello che veramente sente dentro, però ti devo essere sincero, oggi per la prima volta ho avuto delle lacrime, quindi ho pianto, questo per farti capire quanta emozione ho provato e quanta voglia avevo di tirar fuori queste emozioni, quindi sono felicissimo. Quali emozioni c'erano nello spogliatoio nel pre-partita? Beh, c'era molta tensione, però allo stesso tempo la consapevolezza di vedere il traguardo a un punto, quindi era lì il traguardo, però poi nel momento in cui la squadra è scesa in campo si è rilassata, ha giocato, è venuto fuori questo risultato di 2-2, poteva essere un risultato diverso, però l'importante è aver raggiunto il traguardo. Un voto complessivo al mister. Al mister? Il mister per me è top, 10. Quindi resta. Faremo di tutto per farlo restare. Grazie a te.